Allora, Ste, arriviamo alla fine di questo audiolibro? Sembra di sì. Dai. Oggi siamo alla fine dell'audiolibro di Fili Indivisibili. Lui è il mio amico Stefano, che io lo dico senza la dizione giusta, che si dovrebbe dire Stefano, va bene, ok? No, perché ogni volta che parlo, che sono con te, dico è un casino. Esatto, perché sono con te, vedi? Vedi? Bene, dai, mettiamoci a lavorare. Sì, andiamo, cerchiamo di capire queste poesie, come dargli risalto. Bene, bene. Qui ci sono tutti i tuoi... Ah, tra l'altro c'è da... devo incastrare i tuoi interventi anche, no? Eh sì, io avevo fatto le mie letture un po' alla cazzo, diciamo. Allora, così. Vado a prendere il testo, cosa dici? Vai. Anzitutto, che ritmo vuoi dare e che musiche vuoi mettere di sottofondo? Tutto quello che leggerai nelle prossime pagine è nato tramite un flusso di coscienza impresso su carta con le nostre esistenze nell'infinito dell'universo dal quale siamo stati creati. Buon ascolto. Che strano risentirmi. Allora, intanto possiamo fare una prima divisione tra la prima... No, è la... Sempre più connessi, ma ancora più soli. Ah no, soli, non soldi, scusa. Ma dai! Ancora. Cioè, non è che parlo di merda. Ancora più soldi. No, ho detto soli. 1, 2, 3, 4, 5 poesie, altre riflessioni, 1, 2, 3, 4, 5 abbiamo finite. Ok. Con le tue riflessioni finali direi che dovremmo aver chiuso con la col montaggio. Ed ora? Ed ora ti lascio con questa conclusione. Intanto partiamo da un finale in musica. Ah, per, ecco qui ad esempio si parla di musica. Si chiama Wait. Torna all'uno. Sentiamo come ritorni all'uno. Cosa? Forse l'ho già sentita. Questa l'abbiamo usata l'altra volta. Ah. Questa la prossima schiaffare dentro in mezzo, ritorno all'uno, potrebbe addirittura stare, vabbè, non è lunghissimo, ok, questa è un po' compressa però, Sì, quella un po' sì. Vedi com'è tagliata male? Sì. Cioè male? Ah, è un po' troppo al limite, sì. Un po' troppo tagliuzzata. Ma quelle sono le prime che facevo, Infatti la differenza la sento anch'io. Hai anche delle voci in questa. Ah sì? Sì. Se le senti tra qualche secondo. Quando finisce quell'introduzione qua. Anche questa è bella pompata, con master, guarda che roba. Però è più morbido, vedi, non è tagliata. Sì, sì. Non è tagliata con l'accetta. Infatti. Tutto digitale. Questo libro è la conseguenza naturale di una continua ricerca e connessione. Tutto quello che leggerai nelle prossime pagine è nato tramite un flusso di coscienza impresso su carta con penna. Amo lasciare scorrere le parole così come nascono al momento, nell'istante in cui avviene la connessione. All'inizio di questo percorso mi trovavo in un momento in cui, sulla soglia dei 30 anni, avevo iniziato a farmi domande differenti dal solito. Sentivo dentro di me l'esigenza di voler attraversare con grande maestria tutti quei fili che connettono le nostre esistenze nell'infinito dell'universo dal quale siamo stati creati. Fai vedere se possiamo fare un giochino.